Esercizio d'esame numero 49, corso senza limiti dalla costa. Partenza da Punta del Fenario con rotta per Talamone, faro e una velocità propulsiva 6 nodi. Cominciamo a scrivere VP, 6 nodi. Alle 10 rileviamo il faro di Punta Lividonia per un primo rilevamento bussola 0,96. RLB1 uguale 0,96 su Punta Lividonia. E dopo 20 minuti di navigazione lo rileviamo, sempre fare Punta Lividonia, con un secondo rilevamento bussola 131. RLB2 uguale 131. Determinare il puntale costiero ed indicare le coordinate delle 10 e 20, quindi dopo i 20 minuti, del punto dopo 20 minuti. Abbiamo già visto che sono due rilevamenti sullo stesso punto in assenza di vento e corrente, quindi siamo al problema del trasportato, del trasporto, ok? La declinazione D è uguale a 1 grado ovest, quindi uguale a meno 1 grado, ok? Allora, a questo punto qui noi abbiamo un punto di partenza, un punto d'arrivo, quindi andiamo a vedere quella che è la rotta vera fra Punta del Fenaio e Talamone. Ok, Punta del Fenaio e Talamone. Punta del Fenario a Talamone, ce la facciamo, faro faro, tracciamo, andiamo a misurare. Essere 048049 049. RVPV PV uguale 049. Ok, allora noi a questo punto cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo vedere, abbiamo due rilevamenti bussola, quindi dobbiamo trasformarli in rilevamenti veri. Per trasformarli in rilevamenti veri dobbiamo trovare la variazione magnetica. Per trovare la variazione magnetica, quindi abbiamo detto una PV di 049, PV uguale a 049. Dobbiamo trovare una PB, va bene? Una volta trovata la PB, vediamo la variazione e trasformiamo i rilevamenti bussola in rilevamenti veri. Ok, sappiamo che PB è uguale a PV, sappiamo che sta sopra la PV e si scende, PV meno più o meno declinazione magnetica meno più o meno deviazione magnetica, ok? Uguale quindi a PV a 0,49 meno la declinazione magnetica è meno 1, quindi più meno per meno fa più, quindi più 1 grado, quindi meno 0,49 più 1 fa 0,50. Questa sappiamo essere la variazione magnetica. Con questa andiamo in tabella, scusate, la prora magnetica. Andiamo in tabella con una prora magnetica di 0,50. Prora magnetica 0,50, diciamo che 0,496 è la più vicina, più 4,6, quindi sarebbe più 4,24, 4,36, 6 per 6, si deve moltiplicare quello dopo la virgola per 6, 4,6 per 6, 36, 4,36, quindi meno più 4,36, meno 4 gradi e 36 primi. Quindi 0,49, 0,50, meno 4,36 mi dà 0,45 e 24, quindi uguale a 0,45, sappiamo che si è rotonda, ok? 0, questa è la PB, va bene? Quindi noi andiamo a questo punto a fare la nostra tabellina con i valori bussola e i valori veri. Prora bussola 0,45, prora vera 0,49, quindi la variazione sarà, da bussola vera sarà più 4, più 4 gradi. A questo punto andiamo a prendere i nostri rilevamenti. Alla RLB1 che è 0,96 diventerà 0,96 più 4, rilevamento vero 1,00, e questo sarà RLU1. Il rilevamento bussola 2 che era 1,31, faremo 1,31 più 4. Quindi il rilevamento vero sarà 1,35. Quindi il rilevamento vero 2, RLV2, sarà 1,35.
A questo punto andiamo a tracciare in carta questi due rilevamenti per fare il trasportato. Abbiamo detto sono rilevamenti su punta Lividonia. Ok. Qui abbiamo punta Lividonia, quindi noi stiamo navigando su questa rotta più o meno, perché non sappiamo di preciso. Allora facciamo il primo rilevamento vero, uno di 100 gradi su punta Lividonia. Quindi 100 gradi, prendiamo 100 gradi. Questo, vediamo se si riesce a fare in una volta sola, anche se io consiglio sempre di farlo due volte per essere più precisi. Quindi questo è il rilevamento vero 1, RLV1, RLV1, 1, 0, 0. Poi il secondo rilevamento vero è 1, 3, 5. Quindi il secondo rilevamento è 1, 3, 5, sempre su punta Lividonia. 1, 3, 5. Eccolo qui. Prendiamolo bene, mi raccomando. 1, 3, 5, tracciamo possibilmente la direzione. Così, RLV2, 1, 3, 5. Allora, noi sappiamo che il metodo del trasportato mi dice che per trovare il punto, allora qui siamo alle 10. E qui siamo alle 10:20. Noi dobbiamo trasportare questo rilevamento all'orario di questo, quindi dopo 20 minuti. La nostra velocità propulsiva era 6 nodi. Quindi 6 nodi in 20 minuti abbiamo fatto 2 miglia, va bene? Okay, il conto sarebbe 6 per 20 minuti diviso 60. Comunque, insomma, sappiamo che a 6 nodi in un'ora si fa 6 miglia, in 20 minuti a un terzo si fa 2 miglia. Ok, quindi io devo spostare questo avanti 2 miglia. Quindi prendo il compasso, mi prendo 2 miglia accanto, eccolo qui, mi prendo 2 miglia, mi sposto questo da qui sulla rotta vera di 2 miglia, ok, allora qui, questo è il punto, ok, questo è il punto dove devo spostare il rilevamento vero 1, quindi possiamo anche andare a riportare questo, o se no ritracciare un rilevamento di 100 gradi che passa di lì, vabbè, riportiamoci questo pari pari, l'importante è andarci sopra proprio che sparisca sotto la linea di fede, la andiamo a spostare, e questo dove incontra qui il rilevamento, questo è il punto dove noi siamo alle 10:20, questo è il punto, non siamo qua ma siamo qui. Andiamo a evidenziare, ricontrolliamo sempre che queste siano 2 miglia, perché poi sai, è bene sempre fare un controllo in più, abbiamo tutto il tempo che vogliamo l'esame, quindi abbiamo spostato di 2 miglia, ok, sì, abbiamo spostato di 2 miglia, perfetto, questo è il nostro punto, va bene? Allora, andiamo a prendere le coordinate del punto, latitudine, sono 42 gradi 25 26 27 28 e 7 nord, longitudine sono 11 gradi 03,6 primi est, ok?